Sono Sharon Fa, fotografa di branding e di fotografia terapeutica. Ciao, sono Caterina Lazzarini, life and working coach e accompagno le donne sul cammino della loro vita. In questo video vi raccontiamo, o quantomeno io faccio l'intervista a Caterina, gli faccio un po' di domande tecniche sul cammino, dai, no? Sì, faccio l'intervista. No, perché giustamente voi siete dall'altra parte, state domando, ok, tutto bello, ci ho raccontato perché, per come, cosa si fa, bla 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 bla. Ma nessuno ha risposto alla mia domanda. E quali scarpe porto? E quanto pesa lo zaino? E dove dormirei? Ma devo essere allenata? Ecco, Caterina risponderà a tutte queste domande, perché essendo lei l'esperta del cammino, io sono la novizia. Sì, sono novizia. Giustamente diamo a lei la parola. Allora, prima domanda. Sì. Ma devo allenarmi per venire? Allora, per il cammino che dobbiamo fare noi non è necessario un allenamento ai massimi livelli. La cosa importante è avere delle scarpe che siano comode, che quindi siano già usate, ovviamente, per usarle devi mettere sopra e camminare. Ok, usare per intendere, cioè che io devo prendere, uscire a camminare, allenarmi proprio a fare chilometri a piedi, o usare, intendi che dice mi metto su tutti i giorni per andare al lavoro? Entrambe le cose, nel senso dipende poi dopo da come sei, nel senso che le tappe che sono state programmate sono tappe comunque di una lunghezza dai 15 ai 20-21 km al massimo per giorno, quindi sono a passo normale circa un massimo 6 ore di cammino, che possono essere anche di più. Okay. Dipende appunto, se vai più piano ci metti ovviamente. Devo essere una sportiva che tipo non so, durante l'anno fa palestra, allora, più la forma fisica è migliore, ovviamente più sei facilitata, anche se a volte fare semplicemente palestra non è lo stesso tipo di sforzo che tu fai in questa maniera, perché a volte davvero basta iniziare a fare dei pezzi in città, ad esempio scendere qualche fermata prima e iniziare a camminare, proprio anche per abituarsi a capire qual è il proprio passo, con quale velocità sei più confortevoli, e poi poco alla volta, diciamo così, l'allenamento te lo fai anche camminando. Ok, che tipo di donne vengono allora? Vengono donne di tutti i tipi, nel senso che negli anni ho accompagnato sia giovani donne appunto di 35 anni, per cui il cammino era una cosa che volevano fare e volevano appunto sperimentare, ma non se ne sentivano di farla sola perché non trovavano amici, fidanzati che le accompagnassero. Oppure donne comunque già a una seconda fase, quindi intorno ai 45-50 anni, che è più o meno l'età in cui ho iniziato io a farlo, ed è una donna quindi che a un certo punto hanno bisogno di staccare un attimo dalla famiglia e da tutti i loro impegni, e poi ad esempio anche donne comunque con un'età più tra virgolette avanzata, nel senso che l'anno scorso ho accompagnato una donna di 64 anni che voleva fare questo cammino, non era mai riuscita a farlo prima, aveva bisogno comunque di farlo ritenendo di avere una certa età in cui non poteva più permettersi di avere troppe avventure, non so come dire, di rischiare troppo anche dal punto di vista della salute, ma ha bisogno di una situazione un po' più protetta, e devo dire che questa donna è stata eccezionale, si è divertita tantissimo ed è proprio piaciuta questa dimensione in cui non era proprio più né mamma né moglie né soprattutto nonna di nessuno. Era solo se stessa. Era solo se stessa, e anche le persone che incontri sul cammino ti trattano perché vedono te in quel momento per come sei, non perché hai un ruolo definito rispetto a qualcun altro. Okay. Arriviamo a questo punto, hai detto scarpe, diciamo che bisogna utilizzarle, camminarci. Che tipo di scarpe bisogna portarsi? Allora, per il cammino che facciamo noi bastano delle buone scarpe da ginnastica, a me piacciono quelle più ammortizzate sul tallone. Uh-huh. Ce ne sono di tantissimi tipi, se uno va in un negozio normalmente fornito di articoli sportivi, ma anche grandi centri, magazzini di articoli sportivi, trova diverse tipologie di scarpe, diverse possibilità. Provatele. Provate, capite, ad esempio io non riesco a camminare bene con le scarpe da trekking perché per me sono poco ammortizzate sul tallone, per cui alla fine il peso dello zaino, il mio peso, mi dà fastidio e lo sento sulla schiena. Un'altra cosa importante è avere anche delle scarpe di ricambio utili anche al cammino, perché a volte può capitare che il piede magari perché fa caldo si gonfia un po', oppure perché iniziano a formarsi delle piccole vesciche. Allora tenere tutto il giorno lo stesso tipo di scarpa è molto fastidioso, quindi conviene cambiarla, a questo punto conviene
comprare o portarsi dietro delle scarpe, quelle da i sandali da cammino in montagna, che sono comunque molto comodi, consentono di alternare due tipologie di scarpe e di far soffrire anche meno il piede e di essere anche un po' più libera quando poi dopo alla fine, perché comunque camminiamo per buona parte del giorno, però tendenzialmente verso le 3 del pomeriggio siamo già arrivati dove dobbiamo arrivare, perché abbiamo tempo per girare, per stare con i piedi all'aria, ma quello che ci serve è avere delle scarpe che non sono quelle che abbiamo tenuto su tutto il giorno, è importante. Zaino! Lo zaino è importante, deve essere giusto per noi, per la nostra altezza, e non deve essere eccessivamente pesante sia come struttura e deve essere riempito con quello che ci serve. Il peso, quello che dicono le guide e tutto quanto, è quello del 10% del proprio peso corporeo. In genere si consiglia di avere uno zaino intorno ai 6-7 kg, 8, quello dovrebbe essere la cosa migliore. Nel cammino che facciamo noi, che comunque è molto fornito di punti di ristoro, punti dove si può prendere l'acqua e così via, questo è un peso che si può raggiungere. Si ottiene anche usando abbigliamento tecnico che è sempre molto leggero, non avendo troppi cambi, perché comunque c'è sempre la possibilità poi dopo appunto di lavare, far asciugare e tutto quanto, e poi dopo faremo anche magari una lista delle cose che sono necessarie. In genere quello che dicono è di avere appunto un capo addosso, un capo di capi di ricambio. Tutti i dettagli, diciamo, su cosa portarsi, quando chi si iscrive ci vede tutto, vedremo una lista dettagliata delle cose, di cos'è, diciamo così, è stato necessario da portarsi dietro. Ecco, poi questo dello zaino è anche molto, molto importante, anche come esercizio, diciamo così, per te, per capire anche quali sono le cose a cui sai rinunciare, quelle che sono irrinunciabili per te, e questo sicuramente già lì ti consente di fare delle riflessioni. Ad esempio, la prima volta che sono partita mi sono resa conto che ero a una dipendenza dalla tecnologia molto forte, perché avevo il tablet, il cellulare, il Kindle e il ricaricabatterie, eccetera. Adesso io viaggio con molta roba, io vedo solo il cellulare, diciamo, l'ho tutto a casa. Allora, ricapitolando, questo cammino è adatto a tutte le donne che vogliono mettersi in gioco, che non c'è bisogno di un grandissimo allenamento per venire a farlo. Scarpe comode, ben testate, prima, ben testate, ben provate, cioè facciateci un po' di chilometri sopra. Lo zaino, che non sia eccessivamente grosso. Perché non deve superare un certo peso, sennò giustamente è anche faticoso portarselo dietro poi tutti i chilometri. Ok, invece, sempre a proposito dello zaino, ci sono dei servizi comunque che ti consentono di portare lo zaino da un posto dove dormi all'altro. Sul cammino di Santiago? Ok. Sul cammino di Santiago, sì. In Italia non so se ci sono. Sì, anche. Ma che sì. Non sono così strutturati, però ci sono. A Santiago poi sono strutturatissimi. Soprattutto quel pezzo lì è un pezzo veramente frequentato, sì. Pertanto, se per esempio lo zaino avete paura di non farcela, non preoccupatevi, che se proprio non ce la fate e decidete che è troppo pesante, lo portiamo, lo sviluppa spinto tra una tappa e l'altra, così ve lo trovate direttamente là ogni volta, la sera, ogni volta che arriviamo. Sì, un piccolo zainetto va comunque portato tutto il giorno, perché comunque in Galizia piove spesso, però non ci vuole l'acqua, i documenti, queste cose sempre meglio tenerseli a presso. Vado a spiluccare. Sì, vado a spiluccare il poncio e quello che poi dopo ti serve durante la giornata, per come sono. Giusto prima appunto su cos'è, cerottini per la vesciche, sì, queste cose così, anche se poi comunque noi saremo in giro con i nostri, per cui non saremo certo supporto, guarda, ecco, una cosa bellissima per le gine, che se avete bisogno di un supporto lo trovate da chiunque. Io ho l'esperienza che con i miei piedi, lei lo sa, con le mie vesciche, che in mezzo nel nulla io mi fermavo, via scarpe, vesciche, cacciato, passami questo. Sì, comunque nel cammino entra proprio veramente questo spirito di solidarietà. Esatto. Questo è bello, che in verità non sei mai solo, cioè in verità c'è sempre, anzi trovate anche nei perfetti sconosciuti il supporto, anche nei bisogni di prima necessità, proprio come il cerotto per le vesciche. Sì, anche quando va. L'altra cosa è comunque che uno impara anche a chiedere, nel senso che. Esatto. Cosa che effettivamente io ho imparato, perché effettivamente non facevo. E noi non facciamo mai, invece a volte basta chiedere, le cose anche nella nostra vita di tutti i giorni sono più semplici. A questo punto, se abbiamo incuriosito, se siamo riusciti a rispondere a tutte le domande, anzi, se non abbiamo risposto a qualche domanda, scriveteci così, se avete qualche domanda a cui abbiamo risposto, o faremo un altro video.
Oppure ve lo spieghiamo. Oppure ve lo spieghiamo semplicemente. E vi metteremo tutte le informazioni dove trovare le informazioni per... Le informazioni sono come già in sale page, poi mettiamo link. Mettiamo il link sul video sotto. Certo. Ci mettiamo un link alla sales page dove trovate tutte le informazioni per questo cammino, per capire com'è il programma. Partiamo dal 24 agosto al 3 settembre. Capire. Arriveremo sì in aereo a Santiago, ci sposteremo poi dopo all'inizio del percorso e poi passi in passetto arriveremo lì. Dopo essere arrivati a Santiago, appunto ci sono 5-6 giorni di cammino, prenderemo un bellissimo pullman e andremo a pucciare le vesciche a Finisterre. Pucciare le vesciche ovviamente e a celebrare il nostro successo sul faro al tramonto. Il lì del faro mi piace un casino. Eh sì, è bellissimo il faro. Beh, basta, il faro affascina, sta storia del faro. Comunque, se volete maggiori informazioni, contattateci. E vi risponderemo. Ciao!